te, tu sai a tu, tu sai a tu. A tu, stu carangrate che ti spiette, farmano un po', farmano un po'. Marina di Vieti per me rappresenta i primi luoghi dove mio babbo mi portava a mare da bimba. Quindi sono molto legata a Vietri. Benvenuti a Vietri sul mare, porta della magica costa d'Amalfi. Vietri sul mare, dove le terrazze sono ceramiche, le panchine sono ceramiche, le statue, i fiori, tutto è ceramica e tutto si ricongiunge col magico. Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista è un vero e proprio capolavoro. La sua cupola, ma anche il campanile, è fatto di embrici maiolicati verdi, gialli e blu. È un trionfo anche la facciata tardo rinascimentale giocata sul contrasto tra la pietra di fondo chiara e il tufo nero delle lesene e degli apparati decorativi. Un arco di montagne blu che chiude sull'orizzonte un'immensa quantità di mare blu. Così poetizzava Necco a proposito del vedere che offre la villa comunale di Vietri, che in maniera artificiale che produce quelli che sono i terrazzamenti della costiera amalfitana con i limoni. Guardate lo spettacolo, guardate anche questo bellissimo anfiteatro dove si svolgono diversi spettacoli ed eventi culturali. Allora, simbolo della Marina di Vietri, due scogli a cui è legato, una leggenda. Uno dei più suggestivi della frazione Marina di Vietri è questo, vedete, cioè scende a mare. È tutto in ceramica, colorato, una vera e propria opera d'arte. Dato la frazione Marina è quella più antica, fondata da Antigone. Molto carina, molto particolare, suggestiva, e invito tutti a venire a visitare. Farmano un po', farmano un po'.